Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video e oggi una nuova video ricetta, una ciambella senza uova con la farina di riso, che nel mio caso non sarà ciambella, però comunque. Inizio mettendo il latte di riso. Poi vado ad aggiungerci lo zucchero e inizio a mescolare, ovviamente alla minima potenza perché è liquido e schizza ovunque. Ora vado ad aggiungere l'olio di riso. Nella ricetta originale in realtà c'è il burro senza lattosio, però io non ce l'ho in più, non lo uso, quindi ho aggiunto l'olio di riso. Poi vado a mettere il rum che gli darà un buon aroma. E anche qui vado poi a mescolare senza accendere il mio frullatore perché potrei fare i danni visto che è molto molto liquido. E ora per aromatizzare ancora di più, nella ricetta c'è scritto la scorza di un'arancia. Io, avendo appunto fatto le bucce d'arancia congelate, ne ho messe 2 cucchiai che più o meno corrispondono, diciamo, a una scorza intera. Finisco con aggiungere tutti i solidi, quindi la farina di riso, il cremo tartaro e il bicarbonato. Allora, non mi avete mai visto setacciare le farine, in questo caso lo faccio con la farina di riso perché a volte si potrebbero trovare dei granuli in mezzo, che è un po' fastidiosi da sentire sotto i denti, quindi la farina di riso la setaccio. E poi vado a mescolare con il mio frullatore, anche qui minima potenza perché l'impasto comunque risulterà molto liquido. Una volta fatto ciò, lo vado a mettere in una teglia con carta da forno e vi do un consiglio: questa qui è una teglia troppo larga, adesso non so quanto è il diametro, ma secondo me in una teglia da 20 cm vi basta perché altrimenti non mi cresce. Infatti, poi vedrete che a me non mi è cresciuto molto. Allora, questo è un esperimento, ma l'odore è veramente, veramente buono. Speriamo che anche il sapore lo sia. Allora, io di solito sopra i panettoni ci metto un po' di zucchero così per caramellare, solo che non so se con questo impasto molto lento mi va giù, quindi proverò in un angolino e vediamo. E insomma, vabbè, ne metto meno. Adesso lo inforno a 150 gradi per 35-40 minuti. Nella ricetta originale sarebbe per 180 gradi, ma come vi ho sempre detto, nel mio forno 180 gradi mi brucia. Quindi io faccio 150 per 35-40 minuti. Ovviamente, se occorre anche più tempo, e lo terrò per più tempo, comunque sempre a 150. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. E questo è il risultato finale della mia ricetta.